Seconda amichevole per il Messina, indicazioni confortanti, avete sofferto un po' nel primo tempo. Diciamo che è una cosa abbastanza fisiologica, ci può stare. Abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene contro una squadra di categoria superiore. Poi alla fine abbiamo trovato anche il gol della vittoria, è comunque un segnale positivo e ci fa allenare meglio, anche se è una partita amichevole, comunque ci fa alzare un po' l'autostima, diciamo. Bilancio di questo ritiro senese, avete trovato un'ottima struttura e avete lavorato tantissimo. No, abbiamo trovato un'ottima struttura e uno staff, non è una questione di lecchinaggine, però obiettivamente abbiamo trovato uno staff all'altezza che ci fa lavorare molto bene e stanno uscendo pian piano anche i risultati. Per te tanti anni in Campania, adesso ti sei spostato più a sud, quali gli obiettivi? No, l'obiettivo mio è quello di migliorare. Sono venuto qua, già l'ho detto, come un bambino di 31 anni, con la voglia di fare bene, di giocarsi una carta importante in una piazza importantissima e storica. Il Palermo, un grande derby, insomma, sfida sicuramente suggestiva. Sì, sicuramente, però lasciami dire che comunque noi pensiamo a noi stessi, pensiamo a migliorare giorno dopo giorno, a crescere sia singolarmente che come gruppo. Tifosi presenti, anche se era ovvio non tantissimi queste due amichevoli, e accoglienza straordinaria invece fin dal raduno, sono segnali importanti. No, è una cosa bellissima, cioè noi giochiamo sì per un nostro lavoro, sì, però ovviamente avere una tifoseria del genere dalla nostra parte non fa altro che darci uno stimolo in più. Nel secondo tempo tante chiusure difensive, poi eri rimasto anche a terra, insomma in tribuna qualcuno si preoccupava, cosa è successo? No, niente di che, un contrasto di gioco, ma ci sta. Al momento pochi over, come sta nascendo questo gruppo, tanti giovani, come li vedi? No, tutto sommato bene, siamo qui da un paio di settimane, ti ripeto, stiamo crescendo e dobbiamo crescere sia singolarmente come gruppo, però ho già ribadito che sono tutti bravi ragazzi che si mettono a disposizione del mister e dello staff, quindi dobbiamo andare avanti così. Immaginavate di disputare il primo match ufficiale a settembre, invece in Coppa 2 settimane prima del previsto. Cambia qualcosa? Ma forse delle volte è anche un po' meglio perché ci si prepara già mentalmente al campionato, perché poi magari arrivare al campionato senza aver fatto una partita ufficiale comunque un po' più, diciamo, tra virgolette, rischioso, quindi va bene così. Il mister e alcuni compagni provengono da altri gironi, proprio come te. Vi ha aiutato forse ad ambientarvi ancora meglio? Sì, sicuramente, però alla fine il pallone, diciamo, come sferico nel girone H è sferico anche nel girone I, quindi siamo qui per cercare di fare bene. L'impressione, al di là delle frasi fatte, delle ovvietà, è che stia uscendo fuori già un bel gruppo. Sì, siamo qui per crescere sia fisicamente ma anche come gruppo e sta nascendo un bel gruppo, sì. Questa proprietà viene da 2 anni di contestazioni, peraltro in gran parte meritate. Ora sembra non voler lasciare nulla al caso. Che squadra hai trovato, visto che comunque ti è capitato anche di giocare in formazioni ambiziose e organizzate? Penso al Picerno su tutte. No, no, è una buona squadra, è ovvio che come noi ci teniamo a far bene, ci tiene a far bene anche la società, quindi noi ce la metteremo tutta per noi, per i tifosi, anche per far togliere qualche soddisfazione alla società, appunto.